Buonasera a tutti, buonasera. In attesa di Diaz, questa è l'ultima presentazione dei giocatori Scavolini Siviglia. Vi ringraziamo anche oggi per la vostra numerosa e colorosa presenza qui all'Excelsior, che ringraziamo per la collaborazione. È il momento di Morris, che credo non abbia capito bene che aria tira qui. Adesso ha capito, possiamo iniziare con la conferenza stampa e inizia lui come al solito, un breve saluto, poi le domande dei colleghi, eventualmente la curiosità anche dei ragazzi, dei tifosi e chi voglia fare delle domande a lui. Good afternoon, thank you for coming. I'm happy to be here. I have practice after this, but again, I thank you all for coming. Ovviamente è contento di essere qui. È un po' sorpreso da tutta questa gente, un po', come si dice, un po' soggezione, però insomma sì, non se l'aspettava, ma avevo cercato di spiegargli che insomma qui funziona così, però evidentemente non l'ho convinto. Comunque vi ringrazio assolutamente tutti per essere qua. E ha detto che dopo c'è allenamento, quindi ci sbrighiamo. Perché siano tutti giornalisti. Allora, domande? Io sto facendo a Corriere Adriatico. Allora, ciao. Sì, sei stato a Madrid per un periodo di tempo. Quanto può tornarti utile l'esperienza che hai fatto a Madrid in vista di questa tua prima esperienza in Italia? I had a very good experience with Madrid. Good. I said very good. I learned a lot from their coach, Ettore Messina. It was my first European team, my first introduction to the European game, and I just want to take what I learned with Coach Messina and bring it here. Lui dice che è stata un'ottima esperienza, ottima, ottima perché è stata la sua prima esperienza europea, il suo primo contatto con la pallacanestro europea, e farla con un allenatore come Ettore Messina sicuramente è una cosa dalla quale anche in un breve tempo ha imparato molto. Spera di continuare e di mettere in pratica quello che ha imparato là. Anche qua. Camilla Cataldo, Il Messaggero. Tu sei stato prima scelto NBA, hai giocato l'Eurolega, hai avuto esperienze molto importanti, hai giocato una squadra importante in Europa, ha rinunciato anche per le opportunità che ci state per Pesaro. Cosa lo ha convinto? Immagino che anche la tua telefonata sia stata importante, non ci raccontavi che avevi dato un parecchio valore per convincere. No. I had a few other offers to go to different European teams. If the Spanish league is one of the best leagues in Europe that I came from, I think the Italian league is another top league in Europe, and I wanted to play against big competition. It's not always about the biggest contract or the biggest offer you get. Sometimes it's about coming to a team where you can grow and build and develop along with them, and I thought Pesaro was a good spot to do that at. Aveva diverse offerte in mano quest'anno da diverse squadre europee, però lui dice non è mai un fatto solo di qual è il più grande contratto o di chi mi offre di più
lui sapeva che dopo la Spagna l'Italia era sicuramente la Lega, il campionato che gli garantiva la più alta competitività, e un buon livello di competizione, quindi ha detto che non ci ha, in realtà non ci ha pensato poi più di tanto. Lui parla di opportunità, sicuramente l'opportunità che lui pensa di avere qua è quella che poi alla fine ha fatto la differenza, perché ha visto in noi una squadra che si sta sviluppando, è una squadra dove lui probabilmente avrà possibilità di svilupparsi insieme a tutto il resto della squadra. Marco Zeninotti. Guardando le statistiche ci siamo accorti che sul tiro da tre non sei per niente, non ti nascondo, voglio dire. Ecco, vorrei sapere quali sono le tue caratteristiche peculiari e se sei un giocatore che si innamora troppo della palla, perché vedendo che tiri tanto vuol dire che la palla ce l'hai sempre in mano, però se la metti dentro va bene. I feel I've always been a player that can score. I played a shooting guard, and that's always been something I could do, is shoot. I've seen players that, what you just mentioned, that all they do is shoot and they're me first. But the teams that I've played on before, like the Utah Jazz or Real Madrid, were good teams, playoff teams, and they don't develop their players like that, with that mentality. And I learned at a young age that's not the right way to play. I try to play team first, me second, and just stick to my strengths. Lui dice, io sicuramente posso segnare, su quello non ci sono dubbi. Ha sempre giocato da tre e da tre realizzatore. Però ha anche giocato in società, come nominava Utah Jazz nell'NBA, o come Real Madrid, dove bisogna pensare alla squadra, non puoi pensare solo a te stesso, con allenatori che gli hanno insegnato a pensare soprattutto alla squadra. E lui non è mai stato molto a favore dei giocatori che mettevano se stessi prima della squadra, perché poi alla fine insomma, non sono il suo genere di giocatore. Lui piace, come ha detto prima, quelli che sviluppano se stessi e sviluppano la squadra, quindi a lui piace mettere soprattutto la squadra, se stesso a disposizione della squadra. Il messaggero. Tra gli americani, arrivati a Pesaro, mi sembra uno dei più universali in campo, perché riesce a fare tutto, girano dei filmati, insomma l'abbiamo visto anche segnare 53 punti in una partita. Volevo chiedergli a questo punto, visto che prende rimbalzi, tira, passa bene la palla, se c'è qualcosa in cui ritiene di poter ancora migliorare, per esempio in difesa. It'll give me a chance to work on other parts of my game, like my defense. I think I have size to help with rebounding and just overall intensity. And those are some of the things I want to focus on during my time here.
sicuramente una delle ragioni per le quali lui, anzi la ragione per la quale lui è venuto qua è per la possibilità di giocare parecchi minuti e per la possibilità di stare in campo anche senza la necessità di segnare. Però visto che è qua e visto che gli hanno parlato bene di un allenatore che è in grado di sviluppare giocatori, lui ha detto che vuole continuare a migliorare su tutto quello che lui praticamente fa, anche segnare. Vuole migliorare in difesa, però ha messo l'accento in realtà su una cosa, cioè lui vuole migliorare sulla sua intensità generale e sulla sua capacità di stare in campo sempre con un'intensità costante. È una cosa che ha detto anche a me nei due giorni scorsi, cioè che vuole avere meno alti e bassi in campo, sia in attacco che in difesa. Per completare la risposta, gli può chiedere se gli è mancato questo fatto di non giocare lungo. Addirittura nelle schede americane lo definiscono il miglior sesto uomo, cioè quello che entra, fa un sacco di punti e poi che esce. Questo fatto butta via, però qua insomma, si presume che parta da primo uomo, cioè titolare. I feel like I can adjust. I play for a couple of different teams on a couple of different levels since I first started playing professionally at age 22. And I feel like I can adjust my game and my expectations to whatever level that I'm on. I played on teams where I didn't get many minutes. The team was good and played at a high level. And I played on teams where I led the league in scoring and played a lot of minutes. So I don't know what this season will hold. I know that I'm looking forward to it, and I'm looking forward to moving forward with Scavellini, and we'll see. But I think this team will be closer to the side where I score more points than not play many minutes. Right. Lui dice che lui pensa che assolutamente si può adattare a questo tipo di gioco, anche perché lui ha giocato, quando ha giocato da professionista, ha giocato a diversi livelli, ha giocato in squadre dove giocava meno e, come hai detto te, partiva da sesto uomo, dalla panchina, quindi il sesto uomo rivale. Ma in realtà lui ha anche vinto la classifica dei cannonieri della D-League, giocando molti minuti, tirando abbastanza e facendo anche abbastanza canestro. Quindi lui dice: io credo che questa esperienza, questa avventura a Pesaro si avvicini molto di più alla mia esperienza che ho avuto in D-League piuttosto che a quella dei meno minuti aiuta. Però fondamentalmente lui crede che non avrà grossi problemi di adattamento a un nuovo ruolo, che poi tanto nuovo non è. L'anno scorso giocava in D-League, in fin dei conti, quindi prima di andare a Madrid.